Il Comitato Curo, attraverso un comunicato stampa, traccia un primo bilancio della raccolta firme itinerante in corso di svolgimento nel Vallo di Diano, in difesa dei presidi ospedalieri di Polla e Sant'Arsenio. La raccolta firme sta procedendo per il meglio. La mole di persone che ogni giorno richiede di poter apporre una firma è sempre maggiore, spiegano i membri del comitato. La raccolta firme si sta svolgendo contemporaneamente in diversi comuni del Vallo di Diano, come è avvenuto domenica a Sala Consilina, Auletta e Pertosa. Una battaglia, quella del Curo, si legge ancora nella nota stampa, iniziata all'incirca un mese fa, che fin da subito ha voluto puntare tutte le sue forze sul concetto del fare rete. Il nostro intento è quello di allontanare i beceri campanilismi del passato, che altro non hanno fatto se non frazionare ancora di più un territorio già di suo limitrofo e storicamente martoriato. Crediamo fermamente che la soluzione al depauperamento del nostro territorio risieda nella creazione di un substrato sociale e culturale che possa partire dal termine condivisione. Questo concetto è un vero e proprio monito affinché si vada al di là delle fazioni politiche e dei confini geografici, puntando ora ad una comune battaglia che veda in noi protagonista il plesso ospedaliero di Polla Sant'Arsenio. Ogni firma aggiunta alle nostre griglie per noi è stato un traguardo. Incrociare gli sguardi delle migliaia di persone che hanno firmato, speranzosi in questi giorni, prima a Polla, poi a Sant'Arsenio, ci ha permesso di confermare quanto da noi auspicato, ovvero dare voce al popolo. Il Comitato Curo ci tiene a ricordare che la petizione è uno strumento di democrazia diretta tutelato dalla Costituzione della nostra Repubblica all'articolo 50. Pertanto, noi di Curo, si legge in conclusione nel comunicato stampa, rammentiamo che il popolo, la vera anima della nostra battaglia, non verrà dimenticato e non risulterà essere un mero mezzo per arrivare al quorum, ma sarà reso protagonista. Infatti la consegna finale delle firme, che sarà fatta in gennaio 2016, vedrà i firmatari come attori principali. Il comitato inoltre ricorda che sarà possibile firmare la nostra petizione in tutti i municipi del Vallo di Diano, Alto e Mediosele, zona Tanagro, Alburni, Cilento Orientale e Basilicata Occidentale.